benvenuti a tutti sul canale. Come vedete la location è diversa dal solito, sono infatti sul poggiolo di casa mia, del mio soggiorno, e c'è un po' di vento, quindi magari sentirete un po' di vento di sottofondo, ma ho deciso di girare questo video qua per cambiare un po' location, perché comunque è estate ed è anche bello stare un po' fuori. E in questo video voglio mostrarvi i solari che vado a utilizzare quest'estate. In realtà ne manca uno perché devo ancora comprarlo, ma nel frattempo vi spiego come tampono questa cosa. In realtà pensavo di averlo, in realtà quello che ho comprato è senza protezione e stavo parlando dello stick solare per le labbra. Io tutti gli anni ne utilizzo uno, quest'anno devo ancora comprarlo. In realtà, come vi dicevo, ne ho comprato uno che pensavo avesse la protezione, invece avevo letto protezione, ma era protezione nel senso dalle labbra secche. Comunque, vabbè, andrò a comprarne uno. Nel frattempo, cosa utilizzo sulle labbra? Utilizzo la stessa crema che utilizzo sul viso, ed è questa crema qua della Biolis Nature, ed è una crema non testata su animali, 100% energia verde, vegana e senza coloranti sintetici, parabeni, slash, ftalati, derivati animali, no accessori di formaldeide. Ed è questa qui che ho acquistato da Tigotà, una protezione 30, la utilizzo per il viso, mi piace perché contenendo aloe non è una crema grassa o di quelle creme corpose che rimangono bianche, anche perché io sul viso, avendo la pelle tendenzialmente mista grassa, sarebbe un disastro. E nel frattempo, appunto, al mio acquisto dello stick labbra, la utilizzo anche proprio sulle labbra, comunque la protezione 30 e non mi impedisce di darmi comunque rossetti o altro, e mi trovo molto bene. E soprattutto perché appunto è verde e sto cercando anche nelle creme solari, nei solari comunque, di utilizzare prodotti biologici. Aspettate che, ok, forse così mi vedete meglio, ok, e quindi comunque prodotti perlomeno verdi. Poi, per quanto riguarda la protezione ai capelli, e questo lo dico perché mi è stato chiesto proprio da una di voi, dall'anno scorso, perché comunque è ancora buono perché dura 18 mesi, utilizzo sui capelli quando vado al mare o in piscina questo spray della Phyto, ed è il Phyto Plage. Per capelli normali e secchi, ma d'estate va bene tutto, anche se fosse per capelli, cioè anche se è per i capelli secchi, anche se ho i capelli grassi, perché comunque d'estate bisogna proteggere bene i capelli, e quindi lo utilizzo, ne ho comunque ancora fino a qua, quindi tutta quest'estate sicuramente ce la riesco a fare, ed è appunto questo della Phyto. Poi, per quanto riguarda invece il corpo, come protezione solare ho acquistato questa della Equilibra, protezione 25, una protezione media, perché comunque diciamo che almeno che non sia esposta al sole in maniera errata, difficilmente è già 2 anni che non mi ustiono, quindi insomma riesco a gestire la protezione. Questa comunque è una protezione 25, è una protezione media, è senza parabeni, senza silicone, water resistant, quindi anche quando uscite dall'acqua non è il caso di ridarla subito, anche se io lo faccio lo stesso perché preferisco essere più tranquilla. È una crema solare spray e io adoro le creme solari spray perché sono veramente pratiche, comode e soprattutto non rilasciano quegli aloni bianchi fastidiosi, che è molto tipico delle creme bio perché sono più corpose rispetto alle creme con siliconi, ma comunque è anche molto più pratica. Ha un buonissimo profumo di aloe perché appunto anche questa contiene aloe, 40% aloe vera. E va bene anche per la pelle delicata e contiene anche olio di argan e fico d'India di Sicilia. E appunto anche questa è senza parabeni, senza schifezzine varie, e senza petrolati, senza coloranti, senza siliconi, senza profumo aggiunto. E testata dermatologicamente, insomma anche questa è molto valida appunto perché ha dei buoni ingredienti. Passando invece al post sole, ci sono in commercio tantissimi bagnoschiume e shampoo dedicati al dopo sole, ma io sinceramente utilizzo sempre quelli che ho a casa, normali, quindi i miei bagnoschiume, i miei shampoo, anche perché io sullo shampoo sono abbastanza categorica, appunto data la tipologia dei miei capelli, e il bagnoschiume utilizzo quello che ho semplicemente perché non mi va di spendere in più, che poi alla fine, a parte qualcosa, non cambia nulla, ecco. E invece investo sempre nel doposole perché quello, anche se non mi brucio, comunque ci tengo a metterlo, e ho preso questo della Omia, è un doposole ecobiologico, spray lenitivo, sollievo rapido, con aloe vera da agricoltura biologica certificata, è rinfrescante, adatto per la pelle sensibile ed ha
Contiene 0% siliconi, parabeni, oli minerali, fenossietanolo, coloranti sintetici, quindi anche questo è completamente bio ed è certificato ICEA, naturalmente è vegan, non è testato su animali, eccetera. E anche questo mi piace perché è pratico, essendo spray, anche questo ha un buon profumo, sa di menta e di aloe, è un profumo freschissimo e quindi io, anche se non mi brucio, in ogni caso dopo la doccia vado sempre a utilizzare il doposole, perché comunque le lenisce la pelle e la idrata ancora di più di una crema idratante, proprio perché è fatto apposta per il doposole. Quindi questi sono i prodotti che io utilizzo quest'estate, almeno che poi non vado a finire un prodotto, quindi ne vado a ricomprare un altro e non so se potrebbe essere lo stesso o uno diverso da provare, comunque nel caso lo vedreste in un video haul. E sono prodotti praticamente tutti naturali, tranne questo qua della Fito, che mi sembra che non dica che non contiene qualcosa, esatto, ma vabbè, l'avevo comprato l'anno scorso, ho intenzione comunque di finirlo e vabbè, per i capelli può ancora starci, anche se preferirei di no, ma c'è e lo finiamo. E nulla, io spero che questi prodotti possano esservi comunque piaciuti, magari per l'acquisto, perché io comunque sono prodotti che mi piacciono e vi consiglio. E fatemi sapere qua sotto nei commenti che tipi di solare utilizzate, se state attenti agli ingredienti o se avete un solare che acquistate da anni perché vi piace. Se avete qualche solare bio comunque da consigliarmi, qualche stick labbra bio da consigliarmi con protezione. E nulla, io spero che questa location vi sia piaciuta, anche se la luce non è fantastica perché oggi il tempo qua a Genova è nuvolo, però si sta molto bene. E spero di avervi tenuto compagnia. E naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate sempre un pollicino in su e niente, naturalmente ci vediamo alla prossima. Ciao!